Buongiorno a tutti, scusate la voce un po' nasale. Visto che vogliamo parlare dell'oltre, dell'andare oltre l'emergenza, di srotolare altro, quindi volendo andare oltre non ci resta che srotolare nuovo, nuovi paesaggi sui quali camminare. E allora, questo breve speech che farò insieme ad un amico che è collegato da Parigi vuole proprio parlare di eventi da poter creare insieme. E parliamo dell'Eurotas Gathering, che sono eventi che organizza l'Eurotas. Eurotas di cui adesso l'attuale presidente è niente po' di meno che il dottor Pierluigi Lattuada. Quindi giochiamo in casa, abbiamo il presidente in casa. Per chi non sapesse che cos'è l'Eurotas è la rete che collega, nutre tutto l'ecosistema della comunità transpersonale in tutto il mondo. L'intento che ha Eurotas è proprio di potenziare il movimento transpersonale che, per esempio, in Europa è molto forte, ben forte, radicato e ha voglia di crescere. E quindi l'idea è proprio di unire le forze per far avvenire questo cambiamento e far manifestare questo paradigma di guarigione a partire dall'amore, dalla reciprocità, dal fiorire insieme. E questa mattina ho invitato un amico che è Marc-Antoine Masri, che è un Eurotas board member e anche organizzatore del prossimo Gathering 2022, perché insieme siamo rappresentanti di quello che abbiamo chiamato lo Youth Council di Eurotas, cioè la compagine giovane. Siete tutti invitatissimi. So, Marc-Antoine, good morning, bonjour, thank you to be here. Mark, we share amazing moments during the last Eurotas gathering in Tallinn on September, do you remember? I prepared some slides in order to share with all our colleagues the beautiful moment we share in Tallinn. Queste sono alcune delle foto del gathering che abbiamo fatto a Tallinn a settembre. Come vedete è un setting indoor. Eravamo in un hotel di Tallinn in una fredda giornata, in fredde giornate di settembre. E sono stati 4 giorni molto ricchi in cui ci sono susseguite interventi, presentazioni, lecture di colleghi da tutto il mondo. Questa è una collega canadese che ha fatto una ricerca molto interessante sugli stati espansi di coscienza, quindi la differenza, no? Delle varie onde cerebrali. E abbiamo fatto delle pratiche. Qui c'è la mitica Regina, per chi la conosce, che fa parte del corpo docenti della scuola. Comunque, qui sembrano tutti seduti e quieti, ma in realtà qualche minuto dopo l'avevamo fatti scatenare con un po' di musica sciamanica, avevamo fatto delle chiamate a giurema. E anche la compagine sovietica si era scatenata e per noi è stata una bella soddisfazione. Qui c'era il master in chiusura, dopo questi 4 giorni di grandi opere, ci siamo portati a casa delle grandi soddisfazioni. Durante queste giornate, i giovani ci siamo ritrovati, abbiamo fatto un consiglio, appunto. Qui c'è la compagine italiana, ci tenevo a farla vedere, c'era Ferro, c'era Vale, c'era Andrea, è stato molto bello. Io quindi invito ad esserci, ma soprattutto vogliamo farvi un invito per i prossimi Eurotas, perché con Marc-Antoine, appunto, l'idea è di creare un diverso Eurotas 2022. So, Mark, I would like to talk with you of the idea that we had on the next Eurotas 2022 that will be held in September in the south of France. And so I know that you decided the title, let's say, which is the meaning of this theme, Transpersonal Renaissance, Evolutionary Mycelium for an Ancient Future. So yeah, basically the idea for me, which was really coming, you know, very spontaneously, was that because last year there was, before the COVID, there was, I mean, not to go too much into woo-woo, but there was a strong astrological event, the conjunction of Pluto and Saturn.
And this event coincided exactly as the same one in the 1300s, 1400s, which marked the beginning of the Renaissance in Europe and in places of the world. And before it was art, philosophy, architecture, these things. And now for me, it's like the Renaissance that the world needs is this kind of transpersonal Renaissance, this vision of the transpersonal paradigm, perspective. Yeah. Mark ha parlato di una congiunzione astrale tra Plutone e Saturno, quindi c'è stato un movimento sui piani astrali ben forte che riguarda l'Europa e quindi ha colto l'occasione per parlare di appunto rinascimento transpersonale. In particolare io quando ho letto Mycelium mi sono dovuta andare a guardare sul dizionario che cosa vuol dire e sono stata sbalordita dal leggere che il micelio è una parte vegetativa dei funghi a crescita rapida e consiste in questa rete di cellule filamentose interconnesse. E la caratteristica del micelio è che è in grado di trasformare le sue cellule molto velocemente, anche se ne stacchi un pezzettino e lo metti in un territorio arido, è in grado di riprodursi. E quindi questa è una grande metafora, no? del ruolo di impollinazione che possiamo avere. Non dico di contaminazione, perché usare il termine contaminare adesso è un po' pericoloso. E mi è piaciuta molto questa metafora, no? Di essere dei miceli, in grado appunto di collegare e nutrire tutto l'ecosistema. Questa è la magia. E anche se lo metti in un altro posto, ricresce naturalmente ripropagando i suoi doni, no? Le sue qualità e nutrendo il nuovo. More specifically, Mark, I had to study about mycelium because I didn't know the meaning, and I realized that is an incredible world, full of life, full of interconnection. Another aspect I would like to talk with you is the idea of the next Eurotas in terms of a different setting. We talk about a gathering. Yeah, so the next Eurotas is not a conference, it's called a gathering. Gathering is the marriage between the festival and the conference, because for me the conference is very like intellectual and a little bit experiential in settings which are lacking power, like a hotel room with the shamanic drum, for me, yeah. Is strange. So the idea of the gathering is to bring people together in nature, so it's, you know, with the Great Mother, and to incorporate also celebration and arts more into the potential of the event. Yeah. Here in the audience, we have many colleagues, friends, very fancy and expert on festivals, because we know that the festival scene is pretty huge in Europe and all over the world. So the idea is to transform. L'idea è trasformare quindi quello che per adesso l'Eurotas è stato, principalmente una conferenza, in un vero e proprio raduno. We already experienced this formula in Italy with Feeding the Soul, but you already know, Mark. Quindi l'idea è riportare il festival in natura e, oltre alle lecture, alle conferenze, alle pratiche, armare proprio una healing area che, per esempio, già conosciamo. In Italia ci sono vari festival che hanno l'healing area e molte delle nostre colleghe hanno già fatto, no? Pratiche terapeutiche, hanno portato la biotrans energetica. Perché quello che abbiamo visto a Tallinn era che sembrava un po' strano suonare il tamburo sciamanico con sotto i piedi la moquette rossa dell'Hotel 4 Stelle. C'era Ashè, riuscivamo a creare il campo sicuramente, grazie a tutta la tecnologia del sacro di cui disponiamo, ma sicuramente, come diceva anche Paolo Cianconi stamattina, non dimentichiamoci che facciamo parte della natura e la natura può farci da cassa di risonanza per ricordarci da dove arriviamo. E quindi risvegliare memoria, risvegliare presenza. Questo è anche uno dei motivi per cui l'ambientazione sarà sicuramente nella natura della Francia del Sud. E quindi vi aspettiamo. È ancora tutto in progress, quindi la ricerca della location, l'organizzazione. Mark, do you want to add something on this? Yes, I would like to add something. For me also, which is very important as part of this event, of this gathering,
And it's also in the title, so it's evolutionary mycelium for an ancient future. And the idea of the ancient future is basically, is very dear to me, is to reconnect and to honor and recognize indigenous traditions, mm-hmm. ancestral traditions, wisdom traditions of our ancestors, and to basically activate this mycelium, which is already there since, you know, thousands of years, and to really apply and use what is relevant, what is useful for today, for the future. So it's kind of bridging with the ancestors. And so also in the gathering, I'm also inviting some indigenous lineage holders from Mexico, wow. from Peru, from Siberia, from Africa. So I'm going to be, this is already being activated, and it's important for me to bring this into Eurotas, into transpersonal, because it's not some modern discovery. It has been around for thousands of years. Amazing. L'idea bellissima che ha avuto di invitare abuelos, abuelas, anziani di tradizione che portano questa connessione vicina con la fonte. Tra gli ospiti ci saranno indigena e appunto anziani, soprattutto dal centro Sud America, messicani, peruviani, con cui Mark è in contatto. Thank you very much, Mark. Thank you. Thank you, Pierluigi. Thank you, Sara.